Un lavoro molto intenso di tutte le forze dell'ordine per garantire la massima sicurezza. È innanzitutto un augurio su questo fronte, quello rivolto stamattina dal prefetto di Salerno Francesco Russo, che nel consueto appuntamento per lo scambio di auguri in occasione dell'avvicinarsi delle festività natalizie ha confermato il suo impegno e quello del Palazzo di Governo a difesa dell'intero territorio della provincia di Salerno nei settori di sua competenza. In primo luogo la sicurezza, il dissesto idrogeologico, come è stato evidenziato nell'ultima recente emergenza che ha riguardato la costiera amalfitana, e poi il coordinamento tra i vari enti. Ma, ha ribadito il prefetto, c'è bisogno della collaborazione e dell'impegno di tutti. Ma un Natale noi ci auguriamo e faremo di tutto il più sereno possibile, insomma. Ma chiaramente sullo sfondo ci sono i problemi del lavoro che riguardano il nostro territorio, ma non solo, che sono quelli che creano sempre, come dire, le maggiori ansie nelle famiglie. È chiaro che su questo fronte il governo si sta impegnando moltissimo, ma ci sono evidentemente delle difficoltà. Per il resto mi pare che le condizioni ambientali, una Salerno soprattutto bellissima in questo periodo, con luci d'artista, con anche una gioia di vivere che io comunque vedo nelle persone che amano tantissimo la città e tante persone che vengono anche da fuori, e quindi questo può aiutare a rendere gli animi, perlomeno in questo periodo, più diciamo più leggeri. Lei era molto ottimista quando si è insediato a Salerno. Siamo a mesi dal suo arrivo. Se volesse fare un bilancio, ha trovato la città e la provincia che si aspettava? Ma sicuramente, io l'ottimismo non lo perdo mai, però bisogna lavorare tutti i giorni per guadagnarselo l'ottimismo. Ecco, questo è il messaggio principale che voglio lanciare. Certo, non tutto sempre dipende da noi, però se lavoriamo, o perlomeno ci sforziamo di lavorare insieme, si ottengono dei risultati migliori e l'ottimismo riaffiora sempre più forte.